scusate, sono l'editore di questo libro. Ho incontrato Maria più di una volta e riscontrato la sua passione civile per la storia di Avola. Quante volte lei mi ha sempre domandato cosa sta per pubblicare, cosa esce ora, questa storia di qua, questa storia di là. È stata sempre interessata Maria a captare, e perché recepiva quel messaggio della nonna sulle tradizioni locali, su questo cammino che la nonna faceva ogni anno il 2 luglio e se la portava con sé. Il 2 luglio di cui noi ancora adesso ci occupiamo, il cammino della Macerazia, come viene detto, che da Avola arriva fin là sopra al santuario. Maria mi accennava di avere avuto questo manoscritto di 4 fogli con scrittura intensa che noi qui abbiamo riprodotto nel libro. Mi parlava di questo manoscritto che aveva ricevuto come un testimone da parte della nonna, che le diceva: prendi atto di che cosa può accadere. Voi dovete immaginare che oggi 10 giugno, come oggi nel 1940, veniva dato il via alla guerra alla Francia e all'Inghilterra da Benito Mussolini, con la frase iniziava: italiani di terra, di mare e di cielo, e continuava, e il popolo acclamava alla grande ovunque, perché era d'accordo proprio il 10 giugno del 1940, come oggi, no? È incredibile questa coincidenza, e che poi venisse vissuta questa guerra in forma disastrosa dal popolo italiano. E voi dovete immaginare sta creatura di 15 anni, perché la nonna aveva 15 anni e aveva il suo amore, si chiamava Vincenzo, e si preoccupava nei vari spostamenti della famiglia, come facevano tutte le famiglie di Avola, che cercavano la sicurezza e la cercavano fuori. Gli americani avevano lanciato dei manifestini che noi qui abbiamo riprodotto nel libro, dove dicevano: allontanatevi dalle zone industriali, allontanatevi dalle città, perché vi stiamo per bombardare alla grande. E quindi c'era un timore eccezionale. Immaginate poi tutto quel panorama di navi che si vedevano sulla costa di Avola. Man mano che la popolazione avolese se ne andava verso l'entroterra, le nostre campagne, nel caso specifico verso Avola Antica, girando le spalle, c'erano anche dei trucchi da parte di certe donne che offrivano vino ai soldati americani o inglesi, erano soprattutto inglesi, proprio per intrattenerli e dar modo agli avolesi di andarsene verso Avola Antica. Le varie contrade, la nonna le parlava da piccola: sai questo, sai nella strada la via Ruggero VII. Io ho parlato con un'amica che sta a Vigevano, abbiamo organizzato un evento a Vigevano, e ora vado a dimenticare come si chiama, Vigevano, Maria Barone, che è la figlia di una signora che con la nonna facevano il cammino verso Avola Antica, e ancora ora la figlia di quella signora si ricorda di questo afflato, di questo entusiasmo, di questa spiritualità che veniva esercitata e che percepisce e veicola in una forma originalissima di scrittura la nostra Maria, perché lei in questo racconto è a metà strada fra un cammino ovviamente spirituale, un cammino che è anche storico, ma che è anche poesia. Voi immaginate cosa diceva a un certo punto di sta nonna che viene interrotta negli studi, che non può proseguire. All'incirca in quegli anni, nel 43, ci fu chi fu favorito dalla guerra e che subito gli dettero dei titoli e poté insegnare, e chi invece il suo destino fu interrotto per sempre, perché questa signora, questa ragazza di 15 anni, voleva fare qualche cosa nella vita, voleva fare l'insegnante. Allora lei, che andava per le strade e vedeva nella toponomastica, se noi andiamo a pagina 15 e interrompo, sognava di poter conoscere Teocrito, Archimede, Dioniso, Gorgia e tanti altri, i cui nomi letti sulle insegne delle vie e delle piazze della sua città natale, Siracusa, le avevano sempre suscitato curiosità. Quindi era una donna che, a differenza di tante attuali nella nostra città,
che se ne fregavano della cultura in una società qual è la nostra, che vive di grandissime contraddizioni, la società volese. La società volese viene all'inizio del secolo, che erano quasi al 98% analfabeti. In pochissimo tempo, ecco, proprio da quegli anni, dal dopoguerra in poi, questa popolazione ha fatto un cambio incredibile e che purtroppo ora i tempi eccetera eccetera portano il libro in secondo piano. Ma senza il libro non si ha civiltà, non si ha civiltà. Il libro non ha le batterie che si scaricano, come si sta per scaricare quell'iPad e che lei non potrà registrare. Ma il libro è poesia, il libro è ti porta lontano, aggiunge amore all'amore che già c'è. Bravo, ti